arricchiva con l'alcol quando c'era il proibizionismo negli USA. Quelli sì che si arricchiscono, e addirittura noi arriviamo all'ipocrisia dell'Europa nei confronti dell'Italia, ipocrisia fino a un certo punto. Gli diciamo, guardate che qui, quando voi calcolate il PIL, però non ce la contate giusta, perché chi arriva... non si dice l'età. Questo... persone con sclerosi multipla, persone con SLA, persone con malattie terribili. Mi piace, ma senza cane si può prendere una persona attualmente una delle medicine d'Italia. Attualmente la diamo a tutti i malati. Ripeto, le persone stanno male. E noi a queste persone pensiamo, quelle persone pensano. Allora, io vi sto dicendo, lo so, però io sono, aspetti, no, stiamo a parlare. Allora, Rita Bernardini ha fatto in piccolo quello che stiamo a fare noi, la piantiamo, un'associazione antilingue che ha fatto con Marco Pannella, con Laura Arconti, Rita Bernardini, hanno fatto questa associazione antilingue. Io mi ritrovo che loro hanno fatto egregiamente quello che stiamo a fare noi. Un'associazione di lingue, la piantiamo. Va benissimo, ma lo sa che gliela do, solamente che volevo farla vedere. Arrestatemi! Capitani, stiamo lontani!
colpito le forze dell'ordine perché hanno fatto il loro lavoro. Adesso che cosa accadrà?